È stata sicuramente una partita molto, molto interessante perché abbiamo comunque affrontato le campionesse del Messico. Sono molto soddisfatto del comportamento delle ragazze nei due tempi. È una partita che ha alternato ritmi di preparazione a ritmi un po' più intensi perché ovviamente loro sono un po' più avanti e quindi modificavano poi i ritmi della partita. In generale appunto siamo molto soddisfatti anche per l'ingresso di molte ragazze giovani che hanno potuto mettere in mostra il loro talento e per come abbiamo comunque affrontato una gara che a tutti gli effetti era una partita vera e quindi c'è soddisfazione generale proprio per l'approccio con cui abbiamo interpretato la gara, non c'è dubbio. So I was so happy to score, it was a difficult game. So I mean, they get the ball, we get the ball, and we concede a bad goal. So I'm very happy to score the 1-1, and the goal is amazing. And about the game, we start like a little bit shy. We didn't play us game, and then we start to play us game, and the game start to be so much better and easier for us. And I think the goal is the consequence of the game because we start to grow up during the game and to be much better. So at the end we was very close to score another goal but we won on the penalty, so it's okay. È stato un match molto impegnativo e sicuramente è una bella esperienza per tutta la squadra. Il Chivas è una squadra molto aggressiva con uno stile sudamericano, è stato un test molto interessante. Noi non avevamo mai giocato contro una squadra messicana, quindi l'intensità è stata molto alta, poi loro hanno già giocato, se non sbaglio, 6 partite di campionato, sono in testa alla classifica, quindi è stato davvero un test molto impegnativo, però penso che la nostra squadra abbia risposto alla grande, abbiamo lavorato bene di gruppo sui principi che la coach ci ha trasmesso durante la settimana e in tutto il ritiro. Quindi siamo soddisfatte di quanto fatto, ovviamente ci sono delle cose da migliorare, ma siamo all'inizio, quindi è giusto così. Il finale con i rigori era un po' che non si arrivava ai rigori, quindi è sempre bello poter vincere e vincere ai rigori è sempre, diciamo, emozionante.